Amici, vi voglio dare alcune notizie che ritengo molto molto importanti. Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge che è veramente rivoluzionaria. Sì, perché noi per dare una risposta concreta alla nostra economia, per dare un aiuto concreto alla ripresa che deve essere fondamentale per il nostro territorio, metteremo a disposizione 3 miliardi. Sono cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti. Quest'anno ci saranno da subito 400 milioni che verranno messi a disposizione di comuni, province, perché possano immediatamente intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparto di ripartire. Credo che sia veramente una decisione importante che va nella direzione di fatti concreti. Poi all'interno di questo PDL c'è un'altra decisione altrettanto importante, che è quella di mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, c'è una piccola modifica, saranno 82 i milioni a disposizione degli operatori sanitari. Abbiamo inserito in questo PDL perché in attesa che il governo ci autorizzi ad effettuare questi versamenti, noi ci iniziamo a portare avanti e iniziamo a portare avanti l'approvazione di questo PDL che eventualmente ci consentirà di erogarli a prescindere dall'autorizzazione che dovesse arrivare da Roma. Ultimo punto di questa proposta di legge, una somma di 10 milioni a favore di quelle aziende che intendano riconvertirsi per produrre quei dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi. Ecco, questo credo di poter dire è un annuncio importante, un annuncio che dimostra ancora una volta che la Lombardia vuole parlare con i fatti, vuole effettivamente rilanciare l'economia, vuole effettivamente essere vicino ai propri cittadini.